Benvenuti ragazzi a questa presentazione di Google Music, finalmente nuovo prodotto reso disponibile appunto da Google il 13 novembre 2012, disponibile in Italia perché già nelle altre parti del mondo, specie Stati Uniti, era già disponibile, è in versione beta già da un anno. Niente, appena entriamo non possiamo fare accesso diretto come per tutte le altre applicazioni, ma dobbiamo dare, diciamo. Ci dice che dobbiamo iscriverci a Google Music al costo di 0 euro, quindi gratuitamente, però dobbiamo mettere i dati della carta di credito. Questo penso che sia per verificare che siamo nello stato italiano o comunque per verificare l'identità in generale. Ecco. Ho inserito la carta, il codice della carta, quindi effettivamente risulto registrato. E non mi ha sottratto alcun denaro come ho letto su alcuni blog che dicono che prendono 2 euro così, invece no, non ha preso nulla. E appena sono entrato mi ha chiesto se volevo scaricare un software sviluppato da Google che implementandosi al sistema operativo controllava, diciamo, le playlist dei vari lettori. E in questo caso io comprovo la musica su iTunes, si è implementato con iTunes, cioè non cambia la grafica di iTunes, ma controlla semplicemente la musica che ho scaricato e se la sincronizza automaticamente nel database di Google. Cosa veramente utile perché al contrario di Apple, che Apple mette a disposizione uno spazio cloud per ascoltare la musica dappertutto al costo di 24,99 euro all'anno, se non erro. E mentre invece Google Music consente di mettere nella libreria 20.000 brani gratuitamente, poi dopo non sono riuscito a trovare altri dati a riguardo nel caso in cui si superassero i 20.000 brani. Comunque 20.000 brani sono veramente tanti, quindi non credo che si superi così facilmente la soglia. Bene, io avevo comprato poche canzoni su Google Music, scusate, su iTunes. E come le uploadiamo? Praticamente le uploadiamo con il programma in automatico che gestisce lui, poi si può anche settare praticamente che ad ogni acquisto nuovo su iTunes o comunque ad ogni aggiunta al catalogo si upload automaticamente le canzoni, sempre cosa utile perché se abbiamo un dispositivo Android o comunque abbiamo qualsiasi dispositivo che si può connettere a internet, noi possiamo ascoltare la musica attraverso streaming. Su dispositivo Android con applicazione Google Music possiamo addirittura rendere disponibile in modalità offline il brano, quindi come se l'abbiamo praticamente proprio sul dispositivo, quindi togliamo tutte le connettività via cavo. Player è veramente ottimo, veloce, adesso non so, sì, ovviamente questo dipende dalla connessione. Vediamo subito brani, questa è la lista brani, dicevo, non ne ho comprate molte. E queste qua le comprai tutte quante su iTunes più o meno allo stesso prezzo. Ho fatto un controllo e più o meno i prezzi sono simili, poi vedremo anche insieme. Diciamo, ascoltiamo subito una canzone, la qualità è ottima. Possiamo ascoltare Revenge Minecraft. La qualità è ottima, diciamo. Creeper. Sì, io parlavo sopra la musica, non so se si sente, comunque dicevo, la qualità è ottima. È veramente utile, è un player a tutti gli effetti, veramente utile. Utile e veloce. Si possono scaricare anche i brani attraverso, diciamo, piattaforma web perché adesso sono via browser. Solo che scaricandoli via web si hanno solo 2 download disponibili, mentre se noi li scarichiamo con l'applicazione che ci dà Google. Nel senso quella che sincronizza la musica, possiamo scaricare anche i nostri brani acquistati o anche quelli che abbiamo uploadato noi e infinite volte possiamo scaricarle quante volte vogliamo. Stessa cosa di iTunes, però iTunes non ci permette, non vorrei dire una castroneria, di scaricarli via web, ma solo attraverso la loro applicazione. Quindi le persone che sono su Linux sono costrette a virtualizzare o comunque ad adeguarsi a questo, diciamo, lo chiamo monopolio. E ho avuto anch'io questi problemi perché da utente Linux ho avuto anch'io questi problemi. Adesso sono su piattaforma Linux, il programma, sì, su piattaforma Windows, scusate, e praticamente questo è il programma che mette a disposizione Google. Si chiama Music Manager. Possiamo scegliere le playlist da caricare dal programma di riproduzione.
e i download, ecco qua possiamo scaricare la raccolta che abbiamo uploadato noi, e questo invece gli acquisti che abbiamo fatto gratis, perché ci sono anche delle canzoni gratis, e quelli acquistati, quindi non abbiamo limiti di download. Beh, qua ci sono tutte le altre impostazioni e possiamo anche sincronizzarlo con Media Player o con tutti i player che sono a disposizione. E bene, abbiamo presentato, ok, poi ci sono le varie playlist automatiche, come diceva Coda, le varie cose, diciamo, che sono su tutti i player normali. Questo è un player web che è uguale, identico a un player, diciamo, che si utilizza su computer, su piattaforma standalone, o come si dice, ecco. Niente, possiamo andare anche sul negozio di Play Music, dove possiamo constatare che effettivamente le canzoni hanno comunque un prezzo abbastanza basso. Pass dei Club Dogo, Club Dogo, adesso non vorrei dire perché ci sono anche dei fan che si potrebbero arrabbiare. 99 centesimi è abbastanza, comunque, abbastanza allettante come prezzo. Vediamo una canzone che sta facendo i tormentoni, ecco, come dice anche qua, i brani più venduti, ad esempio Gangnam Style. Ecco qui a 1,29€, stesso prezzo che ho acquistato io su iTunes. Ho 1,20€ o 1,29€, comunque 10 centesimi non fa la differenza, visto che comunque Google offre veramente molti più servizi rispetto a Apple, e poi pensando che sono anche gratuiti, quindi non possiamo andare contro. Bene, non, più che dire altro, non so cosa dire. Diciamo, ok, si possono fare mi piace e non mi piace sulla canzone. Queste sono tutte quante statistiche che serviranno a Google per fare economia. Riproduzione casuale, ripetere e il volume. Come dicevo, un player a tutti gli effetti. Penso che questa cosa, diciamo, che ci fa uploadare i 20.000 brani, credo che serva sempre per loro statistica, che secondo me, non vorrei dire false informazioni, serve per vedere più o meno quante musiche, quante canzoni hanno di quel tipo lì, e magari riuscire a prendere i diritti per venderli. Credo, l'unica cosa, l'unica spiegazione logica che mi sono dato per mettere un servizio del genere gratuito, penso che sia questo, visto che comunque i motori di ricerca si basano sulla vendita di statistiche o via dicendo. Vi ringrazio per la visualizzazione e spero che questo contenuto vi sia di vostro interesse e vi dia delle informazioni che magari non vi sono state chiare su altri blog. Grazie ancora e ciao a tutti!